Tutto davvero troppo facile per il Frosinone. I giallazzurri battono in scioltezza la Carrarese per 4-0 e Mister Nesta bagna il suo esordio ufficiale con i canarini con un bel sorriso, confortato dalla prestazione positiva. La pratica e i ciociari la risolvono grazie a due gol per tempo, archiviando il secondo turno di Coppa Italia. Il Frosinone parte subito forte e dopo un minuto il primo acuto è di Trotta. Il gol arriva al decimo e lo sigla Camillo Ciano, fresco di rinnovo, che fredda il portiere forte. Il match è già indirizzato. Passano i minuti e il Frosinone ha varie occasioni per raddoppiare, ma l'estremo difensore ospite è forte e sempre reattivo sulle conclusioni dei giallazzurri. Il tanto atteso gol della sicurezza lo firma Luca Paganini ad un minuto dallo scadere della prima frazione di gioco. Il numero 7 canarino raccoglie un invitante cross dalla sinistra di Beghetto e trafigge il portiere. Il match si chiude definitivamente al terzo minuto della ripresa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Ciano, svetta Riaudo di testa che fa carambolare la sfera sulla traversa prima e poi oltre la linea. È il 3-0. Il Frosinone da lì in poi amministra e trova la quarta rete con il neo entrato Tribuzzi. Alla fine, gli oltre 3.000 spettatori accorsi allo Stirpe, nonostante un caldo infernale, possono sorridere. I ragazzi di Nesta partono col piede giusto, facendo vedere buone trame di gioco al netto della differente caratura tra le due formazioni. Domenica sarà di nuovo tempo di Coppa con il terzo turno della competizione tricolore. Allo Stirpe arriverà il Monopoli che ha battuto il Cosenza.